stipato l'accordo Stato-Regione per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. I dettagli da Antonio Mannello. Accordo tra Regione e Demanio, ceduta a titolo gratuito allo Stato una porzione dell'ex Palazzo del Governo in Piazza Manzetti ad Aosta, comporterà un risparmio di 300.000 euro di affitti, dopo la ristrutturazione ospiterà una parte dell'Agenzia delle Entrate. È il frutto della nuova intesa siglata in Regione dal Presidente Rolandin e dal Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio, l'ex Sottosegretario di Stato Roberto Reggi. Cosa comporta per la Valle d'Aosta questo, Direttore? Beh, innanzitutto c'è uno scambio di beni tra lo Stato e la Valle d'Aosta, la Regione Valle d'Aosta, che consente alla Valle d'Aosta di valorizzare dei beni che recupera in proprietà e allo Stato di ridurre le locazioni passive, cioè affitti verso privati, ottimizzando l'utilizzo di spazi pubblici. In particolare oggi abbiamo ottenuto l'ex Palazzo del Governo vicino alla stazione di Aosta, che verrà occupato nei prossimi mesi, una volta finiti i lavori di ristrutturazione, dall'Agenzia delle Entrate, quindi ridurremo di ulteriori 300.000 euro le locazioni passive qui, facendo diventare questa città la prima ad avere praticamente locazioni passive zero. Abbiamo firmato questo atto che dà continuità a un lavoro che è stato svolto fino ad oggi da tecnici importanti, una commissione tecnica di supporto tra Demanio e Regione, che ci ha dato la possibilità di avere noi degli spazi importanti per la Regione, per Aosta in particolare, per quelle che sono le necessità della Regione e nel contempo al Demanio di poter utilizzare nuovi spazi per i propri dipendenti.